devo fare una domanda molto molto netta, perché su questa cosa la accusano di non essere mai preciso. Euro, si facesse un referendum, come avete detto, lei voterebbe per il sì, rimanere nell'euro, o per il no, uscire dall'euro? Non ci giri intorno, dritto. Quante volte ho risposto a lei a questa domanda? Allora, se dovessimo arrivare al referendum, che per me è l'estrema ratio, perché io voglio prima andare ai tavoli europei e provare a cambiare questo una serie di regole, il referendum per me è l'estrema ratio. Se ci dovessimo arrivare a quell'estrema ratio, è chiaro che io sarei per l'uscita, perché vorrà dire che l'Europa non ci avrà ascoltato su nulla. Però voglio precisare una cosa: io vedo delle grandi opportunità in Europa in questo momento, perché la Germania non riesce a fare un governo, la Spagna ha un governo di minoranza, il Portogallo ha un governo di minoranza, i partiti tradizionali francesi si sono estinti. Non è il 2013, è il 2017. Quindi, e un governo forte razio, italiano, se può ci benissimo, si arriva, lei vota no. Esatto, può benissimo andare. Senta, mi tocca una curiosità marginale. Sono stato chiarissimo, no?